Oggi è veramente una bella giornata di inizio settembre. Quest'oggi faccio un video veloce su un tema abbastanza generico, che è quello di definizione di intelligenza, cioè cosa intendo io per definizione di intelligenza. Questo video lo faccio perché ho l'impressione che ci sia un po' di perplessità, di dubbi su questa cosa, che invece a me sembra abbastanza semplice. E vengo subito a quella che è la mia definizione. Per me intelligenza è la capacità di risolvere i problemi. Punto e basta. Secondo me questa definizione sintetica è comprensiva di tutto quello che si può dire dell'intelligenza. Poi se ne può parlare, si può, come dire, specificare di più in tante parti, però la definizione sintetica, chiara e esaustiva è questa. Qualcuno vedrà questa definizione come riduttiva. Io invece credo di no, io credo che sia appunto esaustiva e qualunque problema che viene affrontato dall'intelligenza può essere ridotto a questa definizione. E possiamo andare dalla capacità di fare una dieta correttamente, dalla capacità di interagire bene con altre persone, dalla capacità di trovare lavoro, la capacità di sistemare un motore rotto, qualunque cosa, a cose molto complesse come interagire una vita con un'altra persona, oppure risolvere le questioni della sopravvivenza personale, anche de della specie, o andare sulla Luna. Tutti questi sono problemi che possono essere risolti dall'intelligenza. Appunto, credo che qualcuno potrebbe dire sì, però per esempio se tu mi fai l'esempio dell'interazione con un'altra persona scattano cose molto complesse perché ci sono mille variabili. È vero, proprio per questo che scatta un discorso di intelligenza, ma questo rende solo il problema più complesso, non rende il problema risolvibile in maniera diversa. È semplicemente un approccio a un problema e individuarne le problematicità e cercare di cambiarle in funzione favorevole a quella che è il nostro interesse. Quindi per esempio nell'interazione con un'altra persona, facciamo un esempio semplice, capire se l'altra persona è una personalità razionale oppure emotiva, istintuale, eccetera, è uno dei problemi che si vengono a affrontare quando uno deve interagire con questa persona. Poi questa persona avrà degli obiettivi, se noi vogliamo tra virgolette esserle simpatica, simpatici oppure convincerla di qualche cosa, eccetera. Tutte queste sono problematiche complesse che si sommano, ma che non sono altro che problemi che l'intelligenza deve risolvere. La apparente complessità, no, la reale complessità appunto è quella che in realtà l'interazione con un'altra persona non è un problema singolo, ma sono tanti problemi insieme che fanno un problema più complesso. Però, tornando a una semplificazione della questione, è sempre e ancora il discorso di risolvere dei problemi. Quindi secondo me la definizione di intelligenza è abbastanza semplice ed è quella che ho dato prima. Semmai io vedo una difficoltà nel capire quali sono cosa intendiamo con risoluzione del problema? Perché in questo senso secondo me ci sono più appunto delle cose non chiare. Cosa sia un problema credo sia abbastanza facile da definire, cioè qualunque cosa si frappone a un raggiungimento di un obiettivo. Se noi vogliamo essere assunti in un colloquio di lavoro, il problema è appunto fare una buona impressione. E l'obiettivo è essere assunti. Se alla fine del colloquio veniamo assunti, abbiamo risolto il problema e quindi abbiamo agito con evidentemente con intelligenza. È vero anche, segnalo che esiste una questione di fortuna, come non mancava di citare anche Machiavelli nel Principe, dove parlava di politica, ma alla fine la politica è una fetta molto importante della vita dell'uomo, quindi è un ottimo esempio su cui si può applicare l'intelligenza. E anche lì si vedeva che l'analisi era quella di cercare di usare l'intelligenza nel gestire meglio le problematiche, non sottovalutando il ruolo della fortuna, cioè del caos o del caso, o del destino, se vogliamo, che è una parte importante nella vita di tutti i giorni o nelle questioni che riguardano gli esseri umani. L'intelligenza vuole appunto anche di prendere coscienza di questa cosa e cercare di girare in senso favorevole i casi sfortunati e approfittare in maniera profittevole e intelligente dei casi fortunati. Quindi, secondo me, la definizione, torno a dire che sinteticamente è quella di risolvere problemi. Il punto, secondo me, su cui io ho dei dubbi e mi piacerebbe confrontarmi è sul discorso di che cosa vuol dire risolvere i problemi al meglio. Ovvero, non è così semplice capire se un problema è stato risolto, secondo me, perché conto almeno è nei problemi semplici, in cui noi individuiamo un obiettivo, abbiamo una strategia e poi alla fine di questa strategia vediamo se abbiamo raggiunto quello che era il nostro obiettivo oppure no. Ma nei casi dei problemi complessi la risoluzione appunto è più, secondo me, difficile da individuare se questa è stata fatta oppure no.
nel caso degli obiettivi semplici, questo è semplice. Nel caso degli obiettivi complessi, questo secondo me dà adito a dei dubbi, a non capire se uno ha risolto effettivamente il problema oppure no. Forse perché se noi andiamo a vedere a grandi, abbracciando in maniera più vasta le questioni della vita, molte volte dei problemi risolti non sono altro che dei nuovi problemi che poi si porranno, cioè ogni soluzione a dei problemi porta a nuovi problemi. Faccio un esempio sciocco: io ho magari una malattia, mi curo, quindi esco da quella problematica lì, ma poi proprio perché continuerò a vivere avrò altri problemi. Questa non è proprio una critica del problema, però fa capire come la vita è una cosa complessa in cui i problemi sono correlati uno con l'altro, e quindi bisogna vedere che cosa sia positivo oppure no. Mi viene in mente una vecchia storiella di giapponese che dice, il cui ritornello era bene, male, chi può dirlo, e la storiella brevemente era quella di un contadino a cui il figlio si rompeva una gamba e il vicino gli diceva: che sfortuna, tuo figlio si è rotto una gamba. E il padre diceva: sfortuna, fortuna, chi può dirlo. Dopo poco arrivavano i messi dell'esercito che arruolavano a forza e il figlio del vicino venne arruolato, mentre quello che si era rotto la gamba non venne arruolato, e tutta la storia va avanti così, in una serie continua di fortune che sembrano sfortune e viceversa. Ed è una cosa che invita un po' a riflettere, come a volte anche, come posso dire, non è così semplice capire se le cose sono andate bene o male, non dico che sono state risolte o no. Quindi è una cosa abbastanza alatere rispetto a quello che dicevo prima, però secondo me è una cosa che può far riflettere in questo senso. Quindi io spero che di questa discussione qui, in cui io la lascio aperta ovviamente, nascerà una discussione dei commenti, e vi lascio con due citazioni velocissime che mi sono rimaste mi sembrano interessanti. Una è di Schopenhauer: l'intelligenza è invisibile per l'uomo che non la possiede. Un'altra è di Blaise Pascal: più una persona è intelligente, più sono le persone che una persona trova originali. La gente ordinaria non vede differenza tra gli uomini. Infine, un pensatore un po' minore, che è Mahfouz: potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte, e potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. Vi ringrazio per avermi seguito, e alla prossima.